Il premio della Sulana si lega al Vaglio della Sulana. Il Vaglio della Sulana è la realtà territoriale attorno alla quale poi sorgerà Borgata Costiera. Il termine Sulana è legata al latino solarium e il riferimento è proprio a questo loggiato scoperto che era all'interno del Vaglio, da cui filtravano i raggi del sole, da lì la nostra volontà di definire il premio Sulana d'Oro. Il premio della Sulana è legato ai tre termini impegno, dedizione e passione. Coloro i quali si sono distinti nell'impegno, nella dedizione e nella passione, essere termini fondanti e fondamentali, hanno ricevuto il premio della Sulana d'Oro. Bene, anche stasera procederemo e ho l'onore, l'onere, l'emozione infinita di conferire il premio al professore Danilo Di Maria. Grazie. Buonasera a tutti, io non sono nuovo al microfono, ma credetemi, guardarvi da quassù è un'emozione infinita, davvero una fibrillazione dell'anima perché siete tantissimi e sotto questo riguardo il ringraziamento corale va sostanzialmente alle vostre persone, alla vostra pazienza per averci seguito in queste tre serate mirabili nella loro sostanza che vanno dalla tradizione alla cultura, agli usi e a tutto quello che concerne la festa del pane, mirabilmente organizzata dall'ideatore per antonomasia che risulta essere il nostro indefesso Francesco Foggia per l'appunto. E, sì, la realtà, vedete, dei video non può essere presentata perché qui devo avere sul palco i protagonisti e il video sì del professore Di Maria, ma non soltanto del professore Di Maria. E allora io invito sul palco il regista Salvino Martingiglio, la professoressa Rossana Morello, autrice dei testi, e gli attori Giacomo Asaro, Francesco Calabrese, Alessandro Palma. E ringrazio, questi li cito perché non possono essere presenti, Cipriano Frazzetta, Dario Cusumano, Rosa Giulia Giubilato, Giuseppe Asaro. Invito tutti quelli che ho appena menzionato a salire sul palco perché voi possiate avere prontezza di quanto vi è alle spalle di questa produzione. Vedete, questa produzione video è figlia della provvidenza, è figlia di una sfida. Nella vita è tutta una sfida, si nasce al mondo per una sfida, la sfida dell'amore, la sfida di un uomo e di una donna. E allora questa realtà delle produzioni video che talvolta vi accompagnano la notte nelle reti locali prima di addormentarvi oppure vi martellano durante il giorno, nasce per una sfida, vi dicevo, proprio perché 10 anni fa io avevo intenzione di realizzare questo progetto, però lo scoramento fu di lì annunciato, perché vedete le case editrici mi chiedevano una esosità di prezzo davvero insostenibile. Mi chiamò questo amico Salvino Martingiglio, il quale mi disse da Brescia, lui insegnava a Brescia 10 anni fa, ma qual è il problema? Non hai nulla da perdere, non mi hai mai provato, quando scenderò giù a giugno e finirà la scuola avrai modo di mettermi alla prova e conseguenzialmente daremo vita gratuitamente alle prime produzioni che avete visto sulla Basilica Cattedrale, sul Palazzo Vescovile, sul Seminario e quant'altro. Vedete, la performance di una squadra denota chiaramente l'epilogo del suo successo. Io desidero spendere 2 parole su quest'uomo, Salvino Martingiglio, il nostro regista, una persona che è capace di entrare nella storia che abbiamo citato, che è nella storia, che accompagna la storia e grazie a questo sentimento porta in alto, illumina quelli che sono gli eventi mirabilmente narrati. E consentitemi la fierezza e l'orgoglio di dire il migliore cinematografo della nostra città, della città di Mazara del Vallo, se non altro per il valore aggiunto della sua gratuità. Ma un'altra chicca importante, vedete, sono vergognosamente di parte. Trattasi della mia consorte, io non vi tedierò con il lato affettivo perché è una questione personale, una questione privata, ma lasciatemi spendere se non altro 2 parole sulla professionalità di questa donna, la professoressa Morello, che dà anima ai testi. Io mi limito a raccogliere il materiale bibliografico, mi limito a raccogliere quanto serve proprio per redigere il testo che voi avete sentito e che fa davvero emozionare senza fine. Gli attori che sono, nel caso di specie, Giacomo Asaro, Francesco Calabrese, Alessandro Palma. C'è una squadra dietro, c'è un lavoro dietro. Vedete, non conosco civiltà
che si sono distinte per la propria ignoranza. Conosco civiltà che si sono distinte per la propria cultura, conosco civiltà che si sono distinte per la propria arte, per le proprie tradizioni. E quello che abbiamo narrato altro non è che la storia come memoria, non quella polverosa dei libri che ha tediato una vita intera, generazioni di studenti, ma la storia che è viva, la storia che pulsa, la storia che riesce ancora ad incantare dalla micro realtà alla macro realtà. Io dico sempre ai miei alunni, a quelli che odiano la storia, provate ad azzerare, a resettare la vostra testa. Provate tutti, anche voi, ad annientare le vostre tracce amnestiche, la vostra memoria. Vi lascio in una pubblica piazza, passo dopo una settimana, vi trovo ancora lì, non sapete più dove andare. Ricordare per non dimenticare, ricordare per non commettere più gli stessi errori, ricordare per salvaguardare la propria dignità. È tutto questo la storia. La storia è senz'altro cultura e la cultura rende liberi, perché conoscere ci fa scegliere. E vedete, tutti possiamo essere in un certo qual senso latori di questi valori. La storia come cultura, come libertà. Qualcuno mi dice, sei un sognatore. Io voglio sognare, anche con la chiave di lettura che una volta mi diede un padre missionario. Dinanzi al mio scoramento mi disse, professore, gli apostoli erano 12 e hanno cambiato il mondo. Guardate quanti siete voi qui questa sera. Se ognuno di noi si veste della cultura e del valore della libertà, cosa possiamo fare? Cosa saremo in grado di fare per salvaguardare la nostra dignità e costruire le solide basi di una società civile? Per aver saputo conciliare, durante la sua lunga attività di amministratore, le esigenze del territorio, arricchendolo con molteplici opere, con uno sguardo sempre attento al centro storico della città di Mazara del Vallo, per queste motivazioni noi conferiamo all'onorevole Nicolò Cristaldi, oggi rappresentato dal vice sindaco Silvano Bonanno, il premio Sulana d'Oro. Questa festa del pane è anche un esempio che riguarda la cultura, ma anche il rilancio dell'economia in una borgata che poi è la città di Mazara del Vallo. E noi siamo orgogliosi di aver partecipato e di essere sempre di supporto a questo evento che adesso sta diventando non soltanto mazzarese, ma provinciale, regionale e noi ci auguriamo anche nazionale. Per aver creduto nel valore inestimabile della famiglia, facendo della comunione di intenti e dell'amore solidale forza ed energia creatrice. Per queste motivazioni viene conferito il premio Sulana d'Oro alle imprenditrici Anna Maria e Clara Sala. La nostra scuola devo dire che la facciamo a casa, perché essere madri, essere imprenditrici, cioè l'azienda va gestita come una famiglia, devo dire la verità, perché avere figli, lavorare, siamo un po' delle equilibriste, noi ci definiamo. Che devono appunto gestire un po' tutto, ma la passione, la tradizione, la voglia di continuare una storia familiare è quello che ci fa andare avanti e con impegno continuare a fare ancora meglio, soprattutto la volontà di portare avanti un territorio, perché il nostro vino deve essere specchio di questo territorio, perché dà frutti eccezionali. Noi siamo sul mare e quindi il nostro obiettivo è proprio fare dei vini che rispecchiano la mineralità, la sapidità, la vicinanza appunto a questo territorio splendido. Viene conferito all'archeologo Sebastiano Tusa il premio Sulana d'Oro. Un popolo senza memoria non ha legittimità di vivere, quindi la memoria è fondamentale e per conoscere la memoria l'archeologia è fondamentale, perché l'archeologia è tirar fuori dal terreno quei frammenti che noi archeologi riusciamo a decodificare e quindi attraverso questi ricostruire la storia. Viene conferito all'attore Rosario Lisma il premio Sulana d'Oro. E davvero grazie a voi per quello che vale, insomma le mie parole vogliono essere un premio a voi invece per tutto quello che avete realizzato e continuate a fare con grande passione anche voi. Viene conferito il premio Sulana d'Oro a Suor Paola, responsabile della Casa della Comunità Speranza, e lo riceve in sua vece Suor Maddalena. Ringrazio, vedo che c'è molta gente che non conoscerà sicuramente che cos'è la Casa della Comunità Speranza, perché in una zona, nella zona della Casba,
a Mazara e non è tanto conosciuta all'intorno. Ad ogni modo, noi siamo gli eredi di una lunga serie di sorelle che dal 1978 hanno cominciato a lavorare in mezzo ai tunisini, poi ai rom, e ora incominceremo anche con i minori immigrati, minori non accompagnati, perché abbiamo visto che c'è questa grande necessità, anche a Mazara ce ne sono parecchi. Però le suore non possono fare niente da sole, non hanno mai fatto niente da sole. E io prendo spunto dal professor Di Maria, che ha detto che siccome non si fanno le cose da soli, ha voluto avere sul palcoscenico anche i suoi collaboratori. E desidererei chiamare i tre collaboratori che sono presenti adesso qua, Giuseppe, Elisa e Lavinia. Venite, venite, perché salite sono, sul palco. Sono quelli che sono da più lunga data con noi e che veramente sostengono il nostro lavoro, perché non si può fare niente da soli. Abbiamo un gruppo di collaboratori abbastanza nutrito, non sono presenti oggi perché è periodo o di vacanze o di altri impegni, ma questi sono quelli che hanno eccoli voluto qui, venite venire. Da questa parte. Buonasera e bentrovati. Giuseppe Ferro, Elisa e Lavinia. E Lavinia.